sul mio canale, io sono Ever the Gamer e oggi siamo tornati di nuovo con Ginetto su Crystal Isles. Yuhu! E niente, facciamo l'intro dal tetto perché è bello, perché è bello perché possiamo, perché la nostra rannocchietta, il nostro rospetto qua fa dei salti incredibili, io lo adoro. È un peccato però perché ha il danno da caduta, infatti mi sa che ci siamo fatti malino, sì, buttandoci giù dal tetto. In effetti, Ginetto, cosa ti aspetti a buttarti da un tetto? Non va a finire bene, un po' di male ce lo facciamo, o no? O no? Come prima cosa, prima di andare avanti con l'episodio, vorrei salutare calorosamente il nostro Lorenzo Razzano, Nicola Stroiani e Samuel. Un bacione ragazzuoli, un bacione, un super abbraccio. Mi è stato suggerito inoltre di provare a prendere con il nostro rospone non solo gli insettini tipo le formichine o le moschine zanzarine, quelle robe che ti volano attorno e rompono l'anima, ma anche quegli insettucci un po' più grandi, tipo quelli, se non sbaglio, che danno l'acqua, una cosa del genere. Perché mi avete detto che in teoria ci danno più pasta cementizia e quindi io adesso voglio provare questa cosa. No, Ginetto, abbiamo sbagliato arma. Allora, questo... Ah no, vabbè, ma questo non vola via, vero? Oddio, non mi ricordo se questo vola. Sì, questo mi sa che vola, quindi meglio se prima gli spariamo. Perché se poi... Sì, vola, vola, vola. Perché se mi scappa... Ok. Mentre lo attacco con rospo... Basta tirare fuori l'ascia, Ginetto. Dicevo, se scappa mentre lo attacchiamo con rospo, mi sa che non lo acchiappiamo più. Perché il rospo quando salta, io non me ne ero accorta all'inizio, ma non può tirare fuori la lingua. Ma perché? Perché? Secondo quale logica? Se io potessi saltare e tirare fuori la lingua a rospo mentre siamo per aria, potrei attaccare anche le bestie che sono al di sopra del livello della lingua del rospo. Invece no, e invece no. Comunque, abbiamo preso l'insettuccio e ci ha dato 16 quantità di pasta cementizia. Adesso ragioniamo, ragazzi, adesso ragioniamo. Perfetto, grazie, grazie. Vediamo anche con te. Aspetta. No, ce l'abbiamo fatta ad ammazzarlo subito. E quanto ci hai dato? 32, no vabbè, ok ragazzi, così si ragiona, grazie infinite dell'indicazione, perché altrimenti a fare la pasta cementizia con rospo ci mettevamo l'eternità di sempre. Ah sì, altra cosa, aspetta, mi sono accorta post registrazione dell'ultimo episodio che avevamo nell'inventario queste skin. Allora, sono riuscita a fare, penso, un aggiornamento di Ark, penso me l'abbia completato perché si è poi riavviato il gioco. Semplicemente perché mi ero dimenticata il telefono acceso con la modalità router e quindi niente, Ark è partito con l'aggiornamento per i fatti suoi, ci ha messo giusto un paio d'ore, ma non importa, ce l'abbiamo fatta. Però io voglio internet, voglio la fibra. No, non vedo l'ora che arrivi. Dicevo, ci siamo trovate queste skin e io le vorrei provare, vediamo se funziona. Funziona anche con Raptor Tech. No, vabbè! No, vabbè! No, è bellissimo! È bellissimo! Cioè, è praticamente il Raptor della nuova serie animata di Ark. No, è bellissimo! Sembra... No, vabbè, è ridicolo! È ridicolo, ma bellissimo! È letteralmente un cartone animato. Oddio, non so se tenerlo così, mi sa di no. Mi sa di no, voglio i Raptor Tech, sono più carini. Vabbè, dai, ascolta, per ora ti tengo così. Poi se... No, vabbè, guardate la differenza abissale tra queste due creature. Ma poi c'è proprio il crestino, tipo punk, ma vabbè. Poi c'era, sì, anche una skin per... cos'è, per la lancia? Però non ci interessa, quella che a me interessava moltissimo era questa, la skin per l'ascia, perché è veramente molto carina, cioè... Scusate, dai, guardate che carina. No, mi piace moltissimo l'ascia, quindi la terremo assolutamente così. Ok, allora direi che possiamo procedere con le mille cose che dobbiamo fare oggi. Perché, sì, devo far accoppiare i rospetti. Dov'è l'altro? Dove l'ho mollato? Aspetta, fammeli tenere vicini che qua c'è troppa gente, li perdo. Lo so, devo anche riprendere a fare un pochino di recinzioni per le creature, per organizzarle meglio e sistemarle. Ma piano piano, non ho voglia di raccogliere, ecco. Sono appena tornata su Ark e ho voglia di catturare, di andare in giro, di fare stragi. Ho voglia di queste cose, di avventura, ho bisogno di avventura. Allora, per questo episodio penso che ce ne andremo in giro con il nostro grifone, con il nostro Zena. Perché sinceramente vorrei spostarmi in altre zone, ma come dicevo non ho tanta voglia di costruire tante altre basi, recinzioni per le creature eccetera. Quindi
Stavo pensando, possiamo andarci a prendere un Quetzal, possibilmente se lo troviamo tech, non mi dispiacerebbe proprio per niente, così continuiamo con la collezione, in modo da costruire una base che sia carina, che abbia tutto quello che ci serve e poi mi sposto con quella. Sì, il Quetzal è lento, lo so, però chissene, cioè, almeno mi posso portare letteralmente la casa a prezzo, cioè praticamente è il camper della preistoria il Quetzal, ecco. E lo sfruttiamo in tal modo. Così ce ne possiamo andare in altre zone a catturare altre bestioline carine carine senza dover appunto ogni volta tornare a casa. Perché la casa ce l'avremo lì. La casa è dove siamo noi, Ginetto. La casa è dove siamo noi. Ah, noi ci siamo preparati anche la pozione curativa, la bevanda curativa, perché ovviamente ne avremo bisogno. Cioè l'ultima volta Ginetto non aveva uno sputo di vita. No, meno, ma meno. C'era un filino proprio sottile sottile che manco vedevo praticamente. No, io lo so che dovrei andare più in alto per trovare i Quetzal, però dai, guarda, ma che bello. Oh, quanto mi mancavi, Ark, quanto mi sei mancato. Il grifone è veramente molto lento, io sono abituata con Crypto e non me lo ricordavo così lento, mio Dio. Però c'è da dire che quantomeno ci possiamo divertire con le picchiate. Sì, questa cosa è molto divertente. Dicevamo però, torniamo un po' più in alto, dovrei avvistare un Quetzal, c'è troppa luce per di là, quindi noi andremo da questa parte. No, ma allora, io un paio di Quetzal che giravano ogni tanto li ho visti, non ricordo se ho controllato il livello, sinceramente, cioè non me lo ricordo. Però ricordo di aver visto dei Quetzal. Mio Dio, come siamo lenti, grifo però. Che fastidio, qua si sente quel ronzio continuo. Mi sa che là sotto, sì, guarda, là sotto ci sono i cadaverini di alcune bestie morte malissimo. Che fastidio, sta cosa nelle orecchie con le cuffie terribile. Ah. Vi prego, smettetela. Ah, grazie. Mamma mia. Stiamo girando da un botto di tempo, papà, però. E non ho visto un Quetzal, ma manco a pagarlo. Ma manco da lontano, manco l'ombra, manco una piuma. Ma perché? Ma c'erano, io li avevo visti, ne sono più che sicura, erano anche più di uno. Mio Dio, forse era meglio andare con Crypto e poi eventualmente tirar fuori il grifone al momento opportuno. Perché avremmo girato molto più rapidamente. Quetzal, due Quetzal, due Quetzal, due Quetzal, alleluia ragazzuoli, ci è voluta un'eternità. Un maschio 50, ok. E là là là. Una femmina 112. Ciao femmina 112, stiamo arrivando. Avrei voluto tanto un tech, ma non importa, mi accontento, perché ci stiamo mettendo veramente troppo tempo solo per la ricerca. Ok, pronti? Pronti a seguirlo? Via! Non in mezzo alle foglie, non in mezzo alle foglie. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ah, mi sa che con il grifone è decisamente molto più facile, se io non sbaglio la mira, magari. Ah, per fortuna il Quetzal è lentissimo, quindi gli stiamo dietro proprio molto tranquillamente, non devo neanche accelerare. Se riuscissi anche a svenire in una zona non troppo brutta non mi dispiacerebbe. Ma l'ho preso, sì o no? Aspetta, aspetta, stiamo andando troppo, troppo veloci. No, aspetta, dove sta andando? Dov'è? Non vedo niente. No, dov'è il mio Quetzal? Dove si è nascosto? No, 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 no. No, non vale. Ah, è laggiù, è laggiù, è laggiù, è laggiù. Aspetta, 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 sei tu, vero? Non che come con i rospi mi piglio poi. Dove sei? 112, sì, sei tu, sei tu, sei tu. Sorpresa! Ma perché si ferma ogni tanto? C'hai dubbi, non sa dove andare. Aspetta, 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 non girare. Dove Cribbio sta andando? Dove? Dov'è? Ma perché sparisce in continuazione? Eccolo là, eccolo là. Quando fa le virate brusche all'improvviso mi incasina un sacco. Dai, che stiamo finendo la stamina, ti prego, ti prego. Quetzal, no, 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 c'è l'acqua. C'è l'acqua. Aspetta, guarda, ti accompagno verso la riva. Grazie.
Non svenirmi qua. Vai un po' più avanti. Vai un po' più avanti, tesoro. Ah, aspetta, c'è una lingua di terra qua. Sei proprio sopra una lingua di terra. Perfetto. Ah, stiamo finendo la stamina. No, Grifo, ti prego, non mi abbandonare. Adesso. Ti prego, svienici, ti prego, svienici. No, dobbiamo tornare giù, dobbiamo tornare giù. Porca miseria. Allora, cerchiamo di atterrare qui, di non perderlo di vista. Ah, è proprio qui, è proprio qui. Dai, Grifo, terra, terra, terra. Mentre tu atterri, io non lo perdo d'occhio. Ora tanto scomparirà dalla visuale. Poi, ecco, bravo, gira, gira qua attorno. Gira proprio qua attorno. Sì, Grifo, se non mi atterri in acqua, magari potrebbe essere una cosa carina. Grazie. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Pronti a tornare alla carica. Speriamo di buttarlo giù a sto giro. Dai, 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 che così ce la facciamo, ce la facciamo. Cerchiamo di non sprecare troppa stamina. Se riusciamo, non acceleriamo troppo. Ci metto una mossa però a caricare. Ogni tanto fugge, ogni tanto rallenta. È molto indeciso questo Quetzal, molto indeciso. Non mi venga addosso così, però. Che casino. No, dritto in faccia questo. E niente, va verso l'acqua. Ma perché? Dai che mi sta finendo di nuovo la stamina. No, vabbè, non mi ricordavo che ci volesse così tanto. Gli stiamo correndo dietro da un botto di tempo. Dai, ti prego, cadici. Dai, ti prego, cadici prima di arrivare vicino all'acqua. Dai, che ormai c'è il culo che è un puntaspilli. Con tutti i dardi che ti ci ho tirato. Alleluia, alleluia. Aspetta che qua c'è gente brutta. Non ho capito cosa mi è successo al Grifo. Non ho capito perché è tutto sanguinato. Cioè, siamo atterrati, ma siamo atterrati con... cioè, con la nostra picchiata solita. Grifo, ma tutto bene? Oddio, ma non è che ho ammazzato il Quetzal? No, ah no, ok, pensavo quando sono atterrata, pensavo di aver beccato il Quetzal, ma ero abbastanza lontana. Ok, dai, bene, finalmente è addormentato. Allora, due narco rapidi rapidi e andiamo a prendergli un po' di carnina. Ciao Bronto. Ciao Bronto. Nel frattempo ho fatto fuori altra gente che non ho capito chi fosse, però erano in mezzo evidentemente. E uno ci è andato giù. C'è anche un po' di carne di montone. Non mi farebbe schifo in sto momento. Ah, guarda che ci sono un po' di raptor. È vero, voi non mi date primate, ma scusate, vi devo far fuori. Dall'alto vi faccio fuori, dall'alto. Guarda, vi prendo a ceffoni dall'alto. Oh, perfetto, perfetto. Quetzal, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Sì, che bellino, così ci facciamo la base. Non vedo l'ora. E ci possiamo spostare tranquillamente da una zona all'altra, perché voglio andare a esplorare anche la zona innevata. E ho bisogno di avere una base già appresso. Decisamente è la cosa più utile e più comoda. Vai, tanta pappina per te. Oh no, è successo di nuovo questa cosa. Che siamo tipo bloccati sopra le bestie. No, che pizza. Ma perché ci succede sempre questa cosa? No, dai Grifo, puoi avvicinare. Puoi fare un passo avanti. Grifo, dai. Mi manca pochissimo per poter arrivare a cavalcare il grifone. Potrei andare via da qui. No, non posso essere rimasta bloccata. Ma dai. Sì, ma che vergogna che succede sempre questa cosa, Ginetto. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, meno male. Meno male.
No, altrimenti dovevo provare a uscire e rientrare nel gioco. Non avevo assolutamente voglia. Siamo al 12%, ok, ci vorrà l'eternità, presumo, perché è sempre così con queste creature super gigantesche, va bene. Però sai che c'è? Aspetta, c'è un parasauro tech. Livello 49, un po' bassino. Però, sai, per andare avanti con la... giusto per la collezione, ecco, il colore è bello. Poi nel senso, se il livello non è alto fa nulla. Insomma, il parasauro non è che ci serva che sia... cioè, per fare chissà che cosa, giusto? Dai, ascolta, io me lo prendo. Al massimo, quello che succede è che poi ne andiamo a prendere altri di livello più alto. Allora, vediamo di bloccarlo con le bola. E adesso due dardini in faccia e dovrebbe andarci giù abbastanza rapidamente. E infatti ne sono bastati due, perfetto. Hihihi, dai, che abbiamo anche il nostro tech. Piano piano li aggiungeremo tutti alla collezione, tutti. Non vedo l'ora di prendere i T-Rex tech. Che fighi. Ah, perfetto, è già al 30%. Ok, ottimo. E io non so se provare a rischiare di allontanarmi per andare a cercare un po' di carne di montone, magari. Non sarebbe male. Anche se Lillo qua c'è anche la barra del torpore che gli scende abbastanza rapidamente, eh? È ciccino? Nonostante ci sia voluta l'eternità di tempo, ma quello è perché il Quetzal richiede un'eternità di tempo, direi che col grifone è andata decisamente più liscia, più leggera, più comoda, più facile che quando siamo andati a prendere i primi Quetzal con Jack. E il Tapejara, mamma mia, col Tapejara è stato un incubo, un incubo. Mai più catture col tapeggiare. Infatti mi sa che l'abbiamo usato quella volta e poi mai più. No, 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 scorpione maledetto, scorpione maledetto. Maledetto scorpione, no, mi ha attaccato il Quetzal. Ma porco cacchio. No, cioè, gli ha fatto malissimo, gli ha fatto malissimo. E mi sa che è anche scesa l'efficacia della domatura, dell'addomesticamento al 41%. Maledetto. Mamma mia, che nervoso, che nervoso. Ok, decisamente non ci possiamo allontanare troppo da qui, ma porca miseria. Guarda, nel frattempo si è addomesticato il nostro parasaurino tech. Ciao piccolo Paratech, ma guarda come sei bellino, tutto blu e azzurro, verde acqua, è carinissimo, mi piace molto molto. Vediamo di metterlo nella sfera poké, così... qui hai qualcosa di interessante, Lillo? No. Possiamo anche lasciare tutto qua. Ma quanto mi dà fastidio questa cosa che vi è diminuita l'efficacia dell'addomesticamento per colpa di uno scorpione del cacchio. Tra l'altro mi sa che il Quetzal l'abbiamo colpito anche noi cercando di far fuori lo scorpione. Cioè io ho cercato di beccare lo scorpione, però ovviamente la mira col becco del grifone non è che sia proprio il massimo. Ah, si è anche messo a piovere, dannazione Ginetto, ho freddo al posto tuo, ho freddo per te. Sento proprio un brivido a vederti così sotto la pioggia, al freddo al giuelo, poverino. Dai, ma montoni non ce n'è, non fatemi allontanare tanto per cortesia. E vabbè, siamo all'89%, si è fatta notte, Ginetto ci sta congelando, va bene, non importa, accendiamo un fuoco, è il caso? Mentre aspettiamo questo 10%? Non lo so se ne vale la pena. Scusa, ma se accendo la torcia ti cambia la vita? No, Ginetto, no, c'è sempre freddo. Ah no, 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 ok, ok, la torcina aiuta, perfetto, tu hai dato un altro boccone, sei al 96%, bravo Lillo. Dai, finisci la Primate, che ce n'è solo una, sta per scadere, mancano 58 secondi, ti prego. Mangiala, mangiala. No, no, la Primate sta per scadere, addio, un ultimo pezzo di Primate. Comunque non si spreca così il cibo, non si spreca così. E ora ti accontenti della carne normale, cacchi tuoi, cacchi miei più che altro. Speriamo che basti un pezzo di carne, di quella normale, per farlo arrivare a 100. No, 98, 98, mi sembra giusto 98, e beh, grazie. Ti fossi mangiato quell'ultimo pezzo di Primate, a quest'ora avremmo già finito. Oh,
Alleluia, alleluia, signorina, alleluia. No, 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 non mi seguire, non mi seguire. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè. Non importa, va bene così. Ti porto a casa con la sfera, poiché altrimenti non arriviamo mai più. Oh, perfetto, abbiamo anche il aspetta, cosa ti ho lasciato? Ah, no, in arco dammeli. Anche un po' di carnina, va. Per il grifo, non mi ricordo se ne ha. Ne ha, no, ne ha, ne ha. Vabbè. Un po' di carne in più non penso gli farà male. Ok, abbiamo il nostro Quetzal e quindi direi che possiamo tornarcene a casuccia. Ma guarda che bella luna piena. Che bella serata romantica per catturare un Quetzal. Vediamo quindi di iniziare i preparativi per far nascere i piccoletti di Rospino. Ci saranno i girini, che bellini, che bellini. E per costruire la nostra meravigliosa casa sul Quetzal voglio fare qualcosa di un po' bellino sto giro. Cioè voglio che sia una base come si deve. Una base che, con la quale possiamo andare veramente a zonzo senza preoccuparci di nulla.